spingere. E la palla va sulla testa di Sutter e da lì in rete. 2-1. Altro 2-1, questo è importante perché ho ottenuto fuori casa una delle due vittorie esterne, quella del PSV Eindhoven sul terreno del Rapid di Vienna. Bravissimo Gerez a dare questo pallone per Van Erle, che in diagonale batte il portiere del Rapid. Siamo al settimo minuto del primo tempo ed è il vantaggio per il PSV Eindhoven per 1-0. Abbiamo visto Gerez dare il pallone avanti, le immagini qui non sono di qualità eccellente, poi riprenderanno per fortuna molto migliori. Siamo al secondo minuto della ripresa e il pareggio temporaneo del Rapid di Vienna. C'è un fallo su Stojanovic e il calcio di rigore mi sembra abbastanza netto, abbastanza chiaro direi, che viene concesso dall'italiano Lanese che arbitrava e che Kranjčar trasforma molto bene, malgrado il portiere abbia quasi intuito la direzione, senz'altro intuito la direzione del tiro. Il tiro è molto basso e molto angolato. Il gol determinante, il 2-1, ottenuto da Gilaus, come vediamo al termine di questa azione. Bel lancio, grandi segnalazioni, grandi proteste, ma sono proprio i due giocatori che reclamano che in realtà tengono in gioco Gilaus e che quindi rendono regolare l'azione. Ecco, vedete, nettissimo, entra in corsa provenendo da fuori l'area di rigore e poi è bravo anche a aspettare il portiere a scavalcarlo con il pallonetto, anche se ha tutto lo spazio che vuole. Ed ecco il tiro. Una delle due vittorie fuori casa, l'altra è stata ottenuta dall'Anderlecht sul terreno dello di Hamburgo Ajax.